Allora, siamo qui al Marte Mediateca per il Pianeta Sposi e in particolare abbiamo qui Patrizia di Knife Couture, una delle aziende, insomma, di abiti da sposa più in di Cava dei Tirreni. Allora, Patrizia, raccontici questa, appunto, questa collezione bellissima tra pizzi, veli, c'è di tutto e di più. Sì, noi quest'anno che partecipiamo per la prima volta a questo evento presso la Mediateca Marte, cerchiamo di far vedere il nostro prodotto, che è un prodotto altamente di qualità, made in Italy e made in Francia, perché io come designer disegno, creo e sono supportata da aziende francesi di cui godiamo un'esclusività a livello nazionale e cerchiamo di puntare su un qualche cosa che possa essere diverso, offrendo alle nostre spose non solo un abito bello, ma soprattutto esclusivo ed unico. Vestiamo anche lo sposo e la cerimonia, sempre con un servizio di su misura e con delle aziende importanti che vestono in un modo elegante e raffinato tutte le nostre clienti. Poi in particolare modo quest'anno stiamo facendo una particolare promo in cui omaggiamo tutte le nostre spose dell'auto da cerimonia per il giorno del matrimonio, in collaborazione con la MD Deluxe Auto per Cerimonie, che è presente presso questo evento, presso la Mediateca Marte. Quindi insomma una couture tutta da scoprire perché ci sono insomma abiti bellissimi, ma secondo te la moda di quest'anno qual è? Che tendenza c'è nell'abito da sposa? Allora, sicuramente il pizzo continua a predominare, effetti di trasparenza con degli effetti tatuaggio bellissimi lungo la schiena, cosa che la sposa predilige particolarmente. Poi ci sono dei soutache fatti a mano con delle sovrapposizioni di pizzo molto molto eleganti e indubbiamente poi l'abito è estremamente soggettivo, quindi dalla semplicità, alla raffinatezza di un abito che può essere minimale ma elegante nel suo essere, ad abiti lavorati con pizzi di camo, Swarovski, che evidenziano quello che può essere la romanticità di una sposa anche per quel giorno del matrimonio. E tra gli artisti e i protagonisti di questa edizione abbiamo ovviamente gli stilisti. Qui con me c'è la stilista Anne, che appunto ha presentato al primo piano della Mediateca la sua collezione. Allora, Anne, di cosa parliamo quando vediamo questa collezione di abiti stupendi? Ah, grazie, innanzitutto grazie per gli abiti stupendi. Allora, noi siamo Michela Elitti, in effetti sono la stilista della Michela Elitti e quest'anno proponiamo, quindi la Michela Elitti propone una varietà di capi. In che senso, tu mi dirai? Nel senso che per dare più scelta a quelle che sono le nostre clienti abbiamo una collezione vasta, quindi da quello che può essere l'abito essenziale, quindi che dà l'importanza ad un solo. E poi può essere l'abito da principessa, quindi ampio, ballon, molto ricamato, ma quello che accomuna un pochino tutti gli abiti quest'anno, quindi un po' è il colore, perché quest'anno come fondo, diciamo, degli abiti è andato tantissimo il melangiato, quindi quel colore che va tra il rosa cipria, il nudo, questi colori molto tenui e molto caldi. Ho visto anche che c'è una particolare attenzione per il pizzo, per i brillanti, per i cappelli anche, perché il cappello diciamo che insomma, per qualche periodo è rimasto un po' da parte. Invece da quest'anno vedo che c'è appunto questo dettaglio bellissimo del cappello con tanto di vela. Sì, infatti noi teniamo molto a quello che è l'accessorio, perché pensiamo che l'accessorio comunque completi l'abito. Quindi un cappello, una collana, un bracciale particolare, perché no? A volte questi sono accessori che non si pensa su un abito da sposa, invece un bracciale particolare messo su un abito molto semplice comunque dà la particolarità a tutto l'abito. Il cappello noi quest'anno l'abbiamo addirittura proposto come sostituto del velo, quindi questi cappelli ampi con queste velette un po' più lunghe, magari bordate con il pizzo. Il pizzo sì, la fa da padrone quest'anno, un po' come l'anno scorso, quest'anno un pochino in più, tantissimo macramé, ma anche molto molto chantilly, che è, diciamo, il pizzo per eccellenza francese, che secondo me non tramonterà mai, lo troveremo sempre in una collezione sposa.